Cambiamo argomento, con il nostro scienziato Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR. Grazie, buongiorno. Allora, Valerio, cerchiamo di capire perché le formiche a volte possono essere più intelligenti di noi e quindi imparare dai propri errori, perché arriva questo studio interessante. Infatti, gli entomologi ci avevano sempre spiegato che le formiche hanno un'intelligenza collettiva, cioè il formicaio nel suo complesso si comporta come se fosse un cervello distribuito, diffuso, di cui ogni singolo individuo è una parte, un neurone, una cellula cerebrale. Sarebbe adesso bello anche vederlo un formicaio, magari prossimamente lo portiamo, così vediamo. Ma facciamolo senz'altro. Come sono davvero organizzate le formiche. E danno la capacità, appunto, le formiche, sorprendente, di imparare dai propri errori, cioè di elaborare delle strategie. Ad esempio, nei formicai le formiche prediligono piccoli ingressi, perché sono protette dai predatori, che siano al buio, però non sempre possono avere l'uno e l'altro. Allora, a seconda delle circostanze e della loro esperienza, decidono se è meglio stare alla luce o avere un ingresso più ristretto. Ristretto, quindi imparano dagli errori. Esistono degli esempi? Beh, degli esempi ce ne sono tantissimi. Questo del formicaio che ti stavo facendo è uno. L'altro è che, come gli esseri umani ogni volta sono posti di fronte a delle scelte, che cosa mangiare, come difendersi, come muoversi, anche le formiche fanno altrettanto, cercano i percorsi e cercano gli ambienti che sono più favorevoli alla proliferazione della loro colonia. E invece, se parliamo dei vermi, diciamo che anche loro hanno una loro dignità. Una loro dignità, sì. Diciamola così, non sono sempre ben accetti, però. Perché invece li dobbiamo accettare e imparare anche da loro? Perché hanno delle caratteristiche straordinarie che forse potremmo utilizzare in futuro. Ci sono dei vermi che sono stati studiati recentemente da un gruppo americano, che hanno la possibilità di sviluppare due apparati boccali differenti, cioè una bocca larga e dentata, ecco come in questo caso che vedete, che serve per aggredire le prede, e invece una bocca piccola fatta a siringa per aspirare. A seconda dell'ambiente in cui si trovano, cioè se ci sono delle prede disponibili oppure se le prede non ci sono e quindi devono nutrirsi semplicemente di batteri, sviluppano uno o l'altro degli apparati boccali a seconda di un interruttore che hanno all'interno genetico. Hanno sviluppato una loro intelligenza. Un'intelligenza piccola, genetica, piccola biologica. Intelligenza genetica, però appunto per sopravvivenza. Parliamo invece di Wi-Fi, lo sappiamo, rete senza fili, arrivano anche lì delle grandi novità. La novità è questa, che esattamente il Wi-Fi, come i telefonini cellulari portatili, si basa sul collegamento ad internet attraverso delle onde. Ebbene, queste onde, che sono simili a quelle dei forni a microonde, portano con sé energia. Se non viene captato il segnale Wi-Fi dal computer, l'energia è sprecata. Adesso dei ricercatori hanno trovato il modo per utilizzare questa energia, che altrimenti andrebbe sprecata, in maniera analoga ai pannelli fotovoltaici. Anziché la luce del sole, producono energia elettrica attraverso il segnale del Wi-Fi. Che meraviglia queste notizie che arrivano dalla scienza. L'ultima novità in materia di nanoparticelle. Vabbè, ma cosa questa sono? È interessantissimo. Cerchiamo di farlo capire bene a casa, perché parliamo di cose talmente. Ecco, nanoparticelle sono particelle piccolissime che hanno le dimensioni di circa un millesimo della sezione del capello. Sì. Sono degli aggregati di atomi di dimensioni confrontabili a quelle delle cellule viventi. Allora, proprio per questo motivo, come vedevamo nella grafica, è possibile manipolare delle nanoparticelle in maniera tale che svolgano funzioni analoghe e interagiscano con le cellule viventi. E quindi cosa cambia? Beh, si apre un mondo intero nelle tecnologie biomediche, perché sono nuovi metodi che ci mette a disposizione la scienza per prevenire malattie e magari curarle. Beh, complimenti, grazie per queste notizie che arrivano dalla scienza, come sempre, Valerio Rossi Albertini.